Buongiorno a tutti e buon mercoledì 27 ottobre 2021, 300° giorno dell'anno, 44esima settimana, alla fine del 2021 mancano 65 giorni. A Roma il sole sorge alle 6.37, tramonta alle 17.10 ora solare. A Milano il sole sorge alle 6.57, tramonta alle 17.16 ora solare. La luna tramonta alle 12.54 e si leva alle 21.50. Oggi festeggiamo San Fiorenzo, San Navazio di Clermont e Santa Balsamia. Fiorenzo è un nome che deriva dal latino florens, florentis, participio presente del verbo florere, ovvero fiorire. Altra ipotesi attribuisce l'etimologia al nome etnico latino florentinus, riferito alla città di Firenze. Proverbio del giorno: ride bene chi ride ultimo. L'aforisma del giorno è di Giuseppe Mazzini: non basta il non nuocere, bisogna giovare ai vostri fratelli. Accadde oggi, 1962. In una notte burrascosa, l'aereo partito da Catania e diretto a Linate, su cui si era imbarcato il presidente dell'ENI, Enrico Mattei, precipitò nelle campagne pavesi di Bascapè, piccolo comune di 1.800 abitanti circa. Con lui persero la vita il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista americano William McHale. Sei nato oggi? In tutto ciò che fai non lasci nulla al caso, organizzi e programmi ogni momento fino ai dettagli, nel tentativo di riuscire a controllare tutto quello che si muove intorno a te. La prima parte della vita è soggetta a molti alti e bassi. Con la maturità, però, diventerai più spontaneo e contemporaneamente raggiungerai stabilità e serenità sia nel lavoro che in amore. Compleanni famosi. 1952, Roberto Benigni. Da toscanaccio più celebre del cinema a poetico declamatore della sublime poesia dantesca, Roberto Benigni è una figura poliedrica della cultura italiana. 1782, Niccolò Paganini. Considerato il massimo violinista di tutti i tempi, è nato a Genova, scomparso a Nizza in Francia a maggio del 1840, come compositore indicato tra i principali rappresentanti. 1958, Simon Le Bon. Icona pop e sex symbol in voga soprattutto nel ventennio 80-90, Le Bon è nato a Bush, nella parte meridionale dell'Inghilterra. Scomparsi oggi. 2013, Lou Reed, artista decadente per antonomasia e tra i pochi che sono riusciti a coniugare la poesia con il rock. Americano di Brooklyn, Lewis Alan Reed soffre fin da piccolo il male di vivere. 1990, Ugo Tognazzi, pioniere della comicità televisiva e attore d'eccelsa versatilità, sul grande schermo è stato il conte della commedia all'italiana, nato a Cremona e scomparso a Roma. E come dicevamo prima, si ricorda anche l'incidente di Enrico Mattei, la sua scomparsa nel 1962, imprenditore, politico, dirigente pubblico, nato ad Acqualagna, provincia di Pesaro e Urbino. Puntò sull'energia per rilanciare lo sviluppo economico italiano e nel 1953 fondò l'ENI. Se avete altre notizie e curiosità, inviatele come sempre a info@via1tv.it o via WhatsApp al 389 2566 296. Grazie per essere stati con noi. A domani con un nuovo almanacco.